Ai telespettatori di TEN, bentornato al eh, dottor Silverio Rizzuto, oculista che non ha bisogno di presentazione, e eh, che è primario alla Clinica Sacro Cuore di Cosenza e direttore del centro IRIS, nonché eh, collabora e lavora anche all'Esperia all all di Modena. Sì. Ecco, allora. Uh, I telespettatori conoscono bene il dottor Rizzuto e quindi hanno capito che oggi parleremo uh, della salute degli occhi. È importantissimo uh, curare e prevenire le possibili patologie di quest'organo fondamentale perché è quello che uh, è la nostra finestra sulla, sulla realtà, sulla vita. Immaginiamo solo per un attimo di non poter vedere e beh, è lì è chiaro che scatta il panico. Allora, dottor Rizzuto, cominciamo con una patologia piuttosto diffusa che colpisce tante persone, il glaucoma. Ecco, ci sono eh, delle novità anche a livello eh, diciamo, diagnostico, terapeutico, perché comunque la medicina sta facendo grandissimi passi in avanti su questo fronte? Sì, eh, il glaucoma è una malattia come giustamente lei ha detto, sociale. E purtroppo è una malattia che nella forma più diffusa è silente, più delle volte non dà disturbi se non quando è troppo tardi. Da qui la necessità di fare diagnosi precoce e di fare delle visite oculistiche di screening per eh, controllare se c'è o non c'è questa patologia soprattutto over 40. Quindi anche se non si hanno dei sintomi, dei disturbi, è bene ogni tanto controllare. Esatto. È gli naturale occhi. che la cosa è diversa, qualora ci sia una familiarità già per il glaucoma, le persone sono già informate, dedotte su quello che è, è la malattia, l'esordio e l'evoluzione della malattia stessa. La malattia si caratterizza Classicamente per un aumento della pressione dell'occhio, cioè l'occhio lo dobbiamo immaginare come un palloncino in cui entra dell'acqua e dell'acqua fuoriesce. Quindi se c'è un'iperproduzione di umore acqueo, nel caso dell'occhio parliamo di umore acqueo, la iperproduzione di umore acqueo rispetto alla fuoriuscita, allora si ha un aumento della pressione certo, dell'occhio. Perché ristagna dentro l'occhio? Questa pressione dell'occhio, cioè l'occhio non è un, un palloncino espandibile, quindi naturalmente l'aumento della produzione si estrinseca in un aumento della pressione intraoculare. Pressione intraoculare che va a danneggiare le fibre del nervo ottico, fibre del nervo ottico che all'inizio vengono colpite proprio le fibre periferiche e quindi danno um, un danno al campo visivo che finché è periferico uno non se ne rende conto. Quindi la triade di una diagnostica classica del, del glaucoma era basata sull'osservazione del nervo ottico, sulla misurazione della pressione dell'occhio e sul campo visivo. Noi siamo abituati a pensare che uno vede bene quando vede le cose piccole da lontano o le cose piccole da vicino, cioè l'acuità visiva. Però siamo mh, poco attenti e del resto è difficile andare ad esplorare eh, singolarmente, autonomamente il campo visivo per dare un'idea di che cos'è il campo visivo, mentre una persona guarda diritto in un punto si rende conto che lateralmente ci sono degli oggetti, superiormente ce ne sono degli altri, inferiormente ce ne sono degli altri. Ecco, quello è il campo visivo. E purtroppo, nel, volendo immaginare il, il campo visivo a un'isoletta, dove noi abbiamo costruito la casa sopra il cucuzzolo, se ogni tanto non usciamo fuori a guardare se i confini dell'isola vengono erosi dal mare, non ce ne rendiamo conto, se non quando il mare ci ha mangiato le fondamenta della casa e allora è troppo tardi. Ecco, analogamente il glaucoma inizia ad da, dare delle alterazioni periferiche e pian pianino, pian pianino poi si va a mangiare anche la vista centrale. Se la diagnosi viene fatta tardivamente, allora abbiamo da curare, da conservare poco. Più precocemente si fa e meglio è. Quindi con il glaucoma si rischia la vista? Eh sì, è una delle cause di cecità sociale. Addirittura, quindi è importante. È importantissimo, sì. Insieme alla degenerazione maculare senile che lì va a colpire la zona centrale dell'occhio, questo inizia dalla e quindi è più facile diagnosticarlo meglio, il paziente se ne rende conto prima, questa è una patologia che aggredisce dalla periferia e quindi è più tardiva la, la diagnosi. A questa diagnosi, quindi fatta dall'esplorazione del nervo ottico, della misurazione della pressione, del campo visivo, ogni singolo elemento di questo è stato mh, esplorato ed è stato upgradato, cioè ci sono state delle innovazioni tecnologiche per cercare di, se possibile, eh, precedere proprio l'inizio della, della malattia. Quindi adesso si ha, per esempio, per la pressione dell'occhio non c'è più una pressione, anche se sempre valido, sotto i 19-20 mm di mercurio è probabile che la pressione sia buona. Però oggi si tende a cercare la pressione target specifica per quel determinato paziente, perché se un paziente ha uno spessore corneale eh, più basso, cioè eh, la pressione 19-20 va bene per uno spessore corneale di 540 micron, stiamo parlando di uno spessore di mezzo millimetro. Noi parliamo in micron, decimillesima parte del millimetro. Se uno spessore di 540 va bene 19-20 mm, ma se lo spessore corneale è molto più basso, avere 19-20 mm può essere, no, sarà sicuramente una pressione alta per quel soggetto. Se un paziente ha dei problemi di circolazione sanguigna, cioè c'è un minore afflusso, perché i danni derivano dalla pressione dell'occhio, ma anche è anche vero che viene contrastata dalla pressione endovasale che irrora la testa del nervo ottico e le fibre nervose. Se la pressione endovasale è minore e quindi siamo in presenza di un soggetto ipoteso o con un soggetto che ha degli sbalzi di perfusione per problemi, o cardiaci o, o di arrivo del sangue, quindi delle carotidi comuni, dell'arteria oftalmica, quindi siamo in presenza di un problema vascolare che raggiunge l'occhio, allora anche lì la pressione target deve essere più bassa. Dottor sì. sì. eh, mi dispiace interrompere, però abbiamo già la prima telefonata, certo. eh, continuiamo proprio da questo, quindi eh, la diagnosi va fatta in relazione alle eh, peculiarità del singolo paziente e questo è un dato che noi ribadiamo sempre. Pronto? Eh, buonasera. Buonasera. Allora, vorrei fare una domanda al professore. Prego. Allora, do, eccolo, non lo vedevo prima. <ride> no, no, è qui il professor. Allora, professore, è uno che ha la malattia di maculatia, non so di preciso come si dice di preciso come si dice può essere, c'è una diagnosi, la causa da che cosa può venire e come si può curare. Sì. Allora. Io la ringrazio vi sento per la, eh, la risposta la sento alla televisione. Grazie Bene. a lei della domanda. Ah, no, qui entriamo in un campo vastissimo. Ecco. È naturale che io vado in ordine di frequenza. Ci sono le maculopatie legate all'età e quindi la causa principale è proprio uh, l'andare avanti dell'età. C'è oggi un test genetico che ci consente di mh, prevedere se una persona ha una mh, predisposizione genetica alla presentazione della malattia. Ma questo è importantissimo. Questo è, è una cosa di, di, di nuova... Di nuova mh, è in commercio da qualche mese non di più per esempio l'ultima volta che siamo stati qua non c'era sì. si è visto che ci sono alcune malaculopatie senili che sono legate correlate a determinati geni quindi andare a verificare se ci sono quei geni significa avere una um, uh, probabilità uh, scientificamente provata di avere quella malattia quindi si possono mettere in essere quelle, ehm, quella prevenzione che naturalmente noi diamo in genere a chi comincia a, a manifestare i primi segni della malattia o viceversa in chi è figlio di maculopatici, allora eh, diamo una spinta verso la prevenzione maggiore rispetto a quello che facciamo rispetto a una popolazione normale, perché poi certo. la prevenzione la consigliamo a tutti, prevenire è meglio di curare, eh, fare diagnosi precoce è meglio che farla più tardi. Quindi questi sono due motti che in, in medicina eh, rendono sempre bene eh, l'idea di quello oh, che è il bene della salute. Quindi c'è la maculopatia senile, che ci sono due forme, quella umida e quella secca, eh, con dei riscontri eh, che possono portare a un calo della vista centrale, cioè la capacità di discriminare in opposizione al glaucoma, che dicevamo che è l'ultima parte che viene a essere interessata, questo invece colpisce la zona centrale e si ha prima un, una lieve diminuzione del visus, una distorsione delle immagini, le immagini vengono viste sbiadite, gr grigiastre, come se ci fosse un... Non si riesce a mettere a fuoco. Ecco, uno dei primi segni per capirci è, ce l'avete presente d'estate quando si guarda il fondo stradale, sì. e si vede quel vaporino acqueo, immaginate quel vapore acqueo dentro l'occhio. Quindi fa vedere le cose un pochino più grigie, come se ci fosse un pochino di, di nebbiolina. Naturalmente c'è un'alterazione dei colori, ma soprattutto è la distorsione delle immagini a barilotto o a cuscino, con alterazioni tipiche, che portano a, poi successivamente con il progredire dell'immagine e della, della malattia a una macchia scura prima meno scura, poi più densa, sempre più scura, macchia che poi si allarga. E la terapia di questa um, eh, malattia qui prevede, per ogni cosa, vedere, eh, cambiare le abitudini di vita delle persone, quindi proteggersi dalla luce del sole, occhiali da sole che eh, assorbono i raggi ultravioletti, fin anche nelle persone che cominciano ad avere i primi segni, anche il cappello a palda eh, con larga. larga e poi mangiare molta frutta e verdura fresca, prendere eventualmente anche degli integratori a base di vitamine, antiossidanti, c'è un complesso proprio di vitamine che viene, eh, viene dato. Smettere di fumare assolutamente in chi ha questo tipo di eh, malattia è vietatissimo, se, si, se mi passate il termine fumare, perché eh, la tossicità del fumo va ad accelerare la perdita dei neuroni. E, e queste sono le basi della prevenzione per evitare l'evoluzione. Successivamente in presenza di alcune complicanze della maculopatia, soprattutto di neovasi, cioè questo è un invecchiamento che riguarda la retina, la coriocapillare e l'epitelio pigmentato in mezzo. Dalla coriocapillare c'è il tentativo di portare più sangue, di irrorare eh, la retina con un vasellino, però questi vasellini sono nuovi e non hanno le caratteristiche dei vasi della retina, cioè che sono a compartimento stagno, fanno passare semplicemente le sostanze nutrienti, questi invece fanno passare di tutto e perdono anche sangue e quindi peggiorano la malattia. Queste complicanze oggi si combattono, già da diversi anni, si combattono con delle iniezioni intravitreali, cioè si fanno si porta anziché dare un farmaco per via generale che, cui dosi sarebbero eccessive, da, avrebbero delle complicanze collaterali, invece così è mirato. Così si fa. mettono dentro l'occhio e ehm, a contatto direttamente con la lesione e quindi rallentano se non fermano la malattia. Naturale che di punturine bisogna farne più di una e fino alla regressione dei, della complicanza. Oggi ci sono, a proposito di, di medicinali, eh, diverse novità, sia terapeutiche in quanto um, medicinale, sia di dispositivi. Una volta esistevano solo le gocce e le pomate, oggi ci sono degli inserti che si possono legare si possono suturare la sclera, ci sono dei dispositivi a lento rilascio che si possono mettere dentro l'occhio, c'è allo studio per esempio un impaccamento di cellule, non staminali, di cellule che sono programmate per produrre dei nutrienti e che si possono andare a mettere là dove servono. Naturalmente qua entro già nella sperimentazione, eh? e questo perché distingiamo. Sarà insomma, portata a termine potrà sì. essere veramente rivoluzionario. Sì, attualmente abbiamo, tra la ricerca genetica e il test genetico ci darà delle informazioni importanti a lungo termine, tra la possibilità delle cellule staminali, tra la possibilità della... Ehm, portare dentro l'occhio quelle nanotecnologie dei farmaci specifici, quindi una terapia medica mirata, tra le cellule eh, eh, programmate a produrre determinate sostanze. Cioè, abbiamo una varietà un bel di, di, di sperimentazioni attuali che sicuramente qualcuna di queste ci darà delle risposte in futuro. Quindi con la maculopatia... Uh, si può intervenire, si può almeno tenere sotto controllo? Sì, se presa in tempo, o se ehm, non si è di fronte a delle forme aggressive, cattive, perché bisogna tenere sempre da conto che queste sono malattie e l'uomo e il medico non può fare altro che cercare di bloccare laddove possibile, curare laddove possibile, restituire i visus, e quindi restituire una situazione anatomica e funzionale precedente, ma non in tutti i casi ciò è possibile. C'è da mh, tenere sempre presente la storia naturale di quella malattia per quel singolo paziente. Questi eh, discorsi che noi facciamo valgono sempre per il 99% io dico, ma per quell'1% che non rientra nel 99%... Quello ci sembra. Eh, ci sembra, in tutte le patologie. Un'altra telefonia, e un sì, che poi, poi continuiamo, con... pronto? Eh, buonasera. Eh, buonasera. Eh, vorrei porre una domanda al dottore. Sì. Siccome eh, non parlo per me, mia suocera ha effettuato da poco una riparazione della retina, un laser. Eh, siccome però in effetti quel velo che vedeva prima ancora lo vede sull'occhio, volevo sapere se aveva bisogno di un ulteriore controllo o um, è qualcosina che poi guarisce col tempo. Eh, le posso fare qualche domanda signora? Sì, sì, sì eh, come no. È il motivo per cui ha fatto il laser alla retina? Eh, aveva una lesione della retina o gli era caduta la retina, c'era qualche lesione comunque. Quindi aveva anche sanguinato? No, 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 no. no. Ah, vedeva solamente questo velo sugli occhi. Benissimo, benissimo, adesso le rispondo. E così sì, mi sì. aiuta anche, a, sì. perché ci sono altre forme di maculopatia e questa, eh, che presumo, è quello che sia capitato alla signora. Dentro l'occhio noi sappiamo benissimo che c'è quella gelatina. Sì. Quella gelatina, se tira in periferia, può creare questa lesione che è capitata sì. alla signora che giustamente l'oculista l'ha trattata con il laser per evitare sì. il distacco di retina. Sì. Però la gelatina quando si interviene dall'esterno, vuoi con il laser, vuoi con un cerchiaggio, vuoi con ehm, altri sistemi e altre procedure chirurgiche, se non si entra dentro a togliere la gelatina quella rimane e quindi il vedere quest'ombra scura, questo appannamento come lo definisce sì. la signora, quello permane. Poi con il tempo, bevendo molta acqua, uh, mangiando molta frutta e verdura, in giro di un mese, due mesi dovrebbe andare a diminuire, scomparire e non scompare, però diminuisce notevolmente. Ah. Ok? Sta benissimo, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. <ride> grazie, grazie a lei. Colgo l'occasione della domanda perché il vitreo, questa gelatina che è davanti alla retina e che è dietro al cristallino, oltre a dare delle trazioni periferiche, può darle anche a livello della retina centrale. Ora, tranne i casi in cui il distacco di vitreo, cioè la gelatina si stacca dalla retina, ecco le due mani rappresentano una la retina e l'altra la gelatina, si stacca dalla retina, questo è un processo fisiologico che avviene con l'età. In genere sopra i 60 anni, 65 anni, 70 anni, poi dipende dal grado di idratazione delle persone, dallo stato dell'occhio, dipende che avvenga prima o dopo, ma può essere anche post-traumatico, questa gelatina si stacca e se non tira troppo sulla retina è un fatto, io lo chiamo buono, perché è un fatto fisiologico e che non comporta alterazioni consecutive. Qualora invece questa gelatina resta tenacemente adesa alla macula, allora in questi casi qua si crea la sindrome da interfaccia vitro-retinica, cioè la gelatina tira sulla retina, volendo fare un esempio. Sì, dobbiamo andare in pubblicità. <ride> dobbiamo interrompere, ma è eh, categorica la pubblicità. Qualche consiglio e poi di nuovo in studio. Rieccoci in studio, siamo sempre in compagnia del dottor Silverio Rizzuto, che lo voglio ricordare primario di oculistica alla clinica Sacro Cuore di Cosenza, direttore del centro Iris e poi ovviamente lavora anche all'Esperia Hospital di Modena. Stavamo parlando, insomma siamo rimasti alle maculopatie, ci sì. stava spiegando questo meccanismo eh, dottor Rizzuto. C'è quest'altro tipo di maculopatia legata a un anomalo rapporto che si crea con l'età tra la gelatina dell'occhio e, e la retina. Questa è una maculopatia, però è una maculopatia um, che è aggredibile chirurgicamente, con ottimi risultati. Ah, quindi c'è più speranza. So, sì, sì, è, i risultati sono davvero, eh, si possono osservare con una, una specie di strumento che si può fare diagnosi e poi seguire anche la malattia con uno strumento che si chiama OCT, che è una specie di di TAC, um, um, che, anziché, che utilizza um, una luce a coerenza ottica e ci consente di fare proprio uno screening e una valutazione intorno ai 2 micron. Quindi, quindi molto, quindi molto dettagliata. Molto, molto dettagliata. E quindi ci mostra il profilo della retina, ci mostra questa membrana superficiale che tira sulla retina e la reangrinzisce si ci accumula del liquido e nella sua evoluzione naturale si ci forma delle, mh, de, un accumulo di liquidi sempre maggiori che poi confluiscono e formano un foro maculare. Naturale anche qui si ha una distorsione delle immagini e quando si, ha, si è in presenza di una progressione della malattia, perché questa è una malattia che può rimanere per anni ferma, però quando comincia a peggiorare, allora è il caso di entrare dentro l'occhio e con i sistemi di visione che abbiamo, con la microchirurgia che noi abbiamo sviluppato e naturalmente con la manualità del chirurgo, che, che quello è fondamentale, è la, in, soprattutto può, in questo tipo di patologia che andiamo, siamo microchirurghi perché andiamo a togliere proprio i micron, cose... andiamo a togliere questa membranina di pochi micron, quindi stacchiamo questa membrana che fa trazione sulla retina, quindi la liberiamo da questa trazione e la retina ritorna alle sue condizioni prime, primitive, con recupero di visus della vista che straordinariamente migliora a distanza di 15 giorni, un mese, due mesi. Io vedo persone che addirittura dopo un anno, due anni migliorano ancora, quindi questo è indice che c'è una possibilità proprio di recupero funzionale quando eh, i recettori sono ancora salvi e che l'OCT ci dimostra quando mh, abbiamo, siamo in condizioni di poter recuperare, restaurare vista oppure no oltre alla situazione anatomica. E lì è, è la bravura dell'oculista comunque. Eh sì. eh, non solo con la mano, eh sì. ma anche con gli occhi, nel senso di eh saper bene. valutare. Una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Volevo far una domanda al professore. Sì, signore. Eh io volevo sapere se ci sono sintomi per quanto riguarda il glaucoma all'occhio. No, eh, non abbiamo sentito bene se ci sono Sintomi per quanto riguarda il glaucoma gli Sì, se ci sono dei sintomi. Ecco, perché noi abbiamo detto che questa è una malattia terribile perché si lente. Il più delle volte. Il più delle volte. Però i sintomi quando arrivano così allora, recuperiamo il ritorniamo glaucoma. All'argomento iniziale. <ride> quindi eh, sì, è una, è una malattia che nel glaucoma cronico semplice i sintomi arrivano tardi. Però a volte ci possono essere dei piccoli segni premonitori, delle emorragiole sottocongiuntivali, delle emorragie morragiole al fondo dell'occhio, degli aloni intorno alle luci la sera, anche se non è un sintomo ben definito, e, perché la pressione deve salire, deve salire sopra i 30-40 mm di mercurio e dare queste. Pic accumuli di, di piccole molecole d'acqua nella cornea, quindi alterando l'idratazione della cornea, quindi dobbiamo avere uno una, una pressione oculare che oltre che andare a danneggiare il nervo ottico lo dà anche sopra la cornea, allora siamo in presenza anche di sintomi oggettivi del, del paziente premonitori. Cosa diversa invece è l'attacco di glaucoma, cioè abbiamo dei glaucomi acuti, cioè in condizioni di predisposizione anatomica, dove la via di deflusso, abbiamo detto che c'è una produzione di umore acqueo e una fuoriuscita dell'umore acqueo. Il glaucoma cronico è caratterizzato, fate presente un, un setaccio, no? attraverso cui passano oh, le molecole eh, dell'umore acqueo. Se questo setaccio si va a chiudere lentamente abbiamo il glaucoma cronico. Se questo setaccio viene chiuso acutamente perché la radice dell'iride si sposta in avanti o per altre situazioni, allora si è in presenza di un glaucoma acuto. Quindi scoppia all'improvviso? Scoppia all'improvviso e in genere più delle volte insorge durante la notte perché durante la notte si dilata la pupilla e si può avere, altre volte può essere causato dal rigonfiamento del cristallino e così via. In questi casi qua si ha dolore acuto, occhio rosso, perdita della vista e addirittura nausea. Quindi quando si è in presenza di dolore, calo del visus, dolore importante, calo del visus e nausea, pensare. E occhio Andares rosso, ecco. subito un attacco di glaucoma, allora. perché in quel caso lì si è di fronte a un'emergenza che nel giro, se risolta nel giro di pochi minuti, ore, allora si ha la possibilità di salvarlo, quell'occhio. Altrimenti eh, si rischia. Un'altra telefonata, pronto? 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 Allora, abbiamo perso la telefonata, noi continuiamo ad andare avanti. Ah. Quindi come, eh, i sintomi, c'è cioè qualcosina che non va, può essere magari, ma noi non ci facciamo molto caso, esatto. però nelle forme acute invece arriva ed esplode esatto. così all'improvviso. Nel glaucoma cronico lì è l'importanza proprio della diagnosi precoce. Eh sì. La diagnosi precoce che una volta era l'analisi del, della testa del nervo la misurazione della pressione con i sistemi classici e l'analisi della uh, testa del nervo ottico e basta, cioè se c'era un'escavazione, se c'era un'alterazione della rima, oggi invece si tende ad andare in una fase ancora più precoce nella diagnosi, cioè andare a verificare prima che si verifici, verifichi il danno anatomico, cioè il danno che è visivamente visibile sia all'oculista che al paziente, perché il paziente comincia a perdere gli oggetti, cioè quando si ha un'alterazione del campo visivo finché uno vede in una, in una determinata posizione vede, però gli oggetti che stanno laterale no, non riesce a vederli, naturalmente in una fase avanzata della, della malattia. Quindi altro sintomo è che il campo visivo quando è interessato in una maniera tale da dare sintomi è già tardi per la diagnosi e per la prevenzione. Noi vogliamo curare prima ancora che vengono i sintomi visto che ci sono anche eh, gli strumenti esatto. insomma la possibilità eh, si può fare ecco evitiamo di dilungarci eh, in queste malattie allora una telefonata pronto pronto, pronto? sì Sento, vorrei un'informazione per cortesia sì Mi un operato di cataratta il 2000 a un occhio e il 2004 al secondo occhio però adesso mi è calato molto la vista e all'occhio adesso vedo una nuvoletta. Che si deve fare? Si devono pulire le vetrine? Che cosa? Perfetto. Allora, um, il più delle volte non sono i cristallini artificiali che vengono messi, perché questa è una domanda che è ricorrente. ricorrente. Cioè uno pensa che quei vetrini che si mettono dentro l'occhio, che è il cristallino artificiale, esatto possa andare incontro a un deterioramento. Questo normalmente non accade, perché quello che invece accade è un'altra cosa. Il cristallino, la cataratta è dentro un sacco. Quando noi operiamo uh, la cataratta attraverso delle incisioni molto piccole, si entra dentro l'occhio, si apre il sacco dentro cui è questo cristallino, lo si frantuma e lo si toglie sempre attraverso questi buchini piccoli e poi sempre attraverso questo buchino piccolo si mette il cristallino nuovo dentro il, dentro il sacco, sacco che quindi ci serve e lo dobbiamo rispettare perché è laddove dobbiamo mettere il cristallino nuovo. Nei casi in cui questo sacco non c'è, noi facciamo un altro tipo di chirurgia, impiantiamo altri tipi di lenti che sono meno rispettose dell'occhio, questa è la posizione anatomica in cui era il vecchio cristallino e dove deve andare il nuovo. Questo sacco quindi rimane dentro l'occhio e in casi particolari, la statistica dice il 25%, me personalmente è molto più bassa, però diamo il 25% e dipende molto dalle condizioni dell'occhio, se uno è diabetico non è diabetico, se, i, se è miope elevato, se ha delle uveiti, se ha delle fibrosi, se si è operato tardi, cioè tante con componenti fatto. che possono portare prima o dopo all'opacizzazione del sacco. Quando si è in presenza dell'opacizzazione del sacco non si rientra dentro l'occhio, ma dall'esterno con un laser, si fa un, un buchino al centro del sacco così non alteriamo la conformazione oculare nello stesso tempo liberiamo l'asse visivo da quell'opacità secondaria che si è venuta a creare quindi si può intervenire e sì, sì. si può curare questa è opacità è dovuta molto, ecco, al, ai problemi di questa sacca del sacco ecco. ed è un, anche una cosa molto rapida ah. cioè non si entra in sala operatoria si mette davanti a un laser si... si mh, eh, con il laser stesso si fa questa apertura dentro il sacco e quindi gli si ridà la possibilità di vedere. Non è scevra da complicanze, quindi lo si fa quando è strettamente necessario e si monitora no, poi la pressione dell'occhio e l'eventualità che la retina in periferia possa andare incontro a dei problemi. Certo. Buona notizia, insomma, per sì. chi ha queste conseguenze, sì, è le complicanze della Uh, insomma di questo problema. Pronto? Pronto? Sì. Eh, posso parlare col professore? Sì, certo. Eh, buonasera professore. Senta buonasera. professore, io circa un annetto fa ho avuto un, eh, proprio un oscuramento all'occhio sinistro, così all'improvviso non vedevo, ne vedevo nero, vedevo eh, Ci siamo preoccupati, mi hanno portato al pronto soccorso, eh, praticamente mi hanno fatto un attacco da questa tacca non c'è niente di, di tumorale eccetera dici potrebbe esserci il campo visivo un po' ristretto eh, però diciamo, mi avevano consigliato di fare sto campo visivo di fare un fondo io il fondo l'ho fatto il campo visivo no eh, poi naturalmente questi episodi si, si sono ripetuti e la volta scorsa si è ripetuta anziché all'occhio sinistro all'occhio destro. E siccome diciamo, mi hanno scoperto di avere pure un po' il diabete, eh, il diabetologo dice potrebbe anche essere dice, un innalzamento di diabete in quel momento. Eh, però giustamente io mi preoccupo, dico ma... Che cosa può essere? Dico, certo, non lo so. Le posso chiedere di... quanto duravano questi annebbiamenti? Eh, dunque duravano circa diciamo, da mezzo minuto, giù okay. di lì. Eh, non erano mai seguiti da mal di testa, vero signora? Eh, diciamo che eh, dopo, dopo che eh, si sì, riacquistava diciamo, la, eh, la nitidezza, gli occhi, sì. Eh, avevo eh, come un risentimento in quella parte di sinistra mm. e poi molto spesso c'ho proprio un, un dolore fisico all'occhio che pure se ci tocco col dito mm. eh, c'è un dolore fisico un, un, allora non durava un minuto signora durava dieci minuti, un quarto d'ora il calo della vista eh, diciamo che io penso che un, un minuto al un massimo minuto. va bene va bene allora, questa si chiama amaurosi transitoria eh. e il più delle volte è legato a un fatto vascolare, signora. Quindi eh. la prima cosa che bisogna andare a indagare è proprio la circolazione del sangue. Certo, il diabete è un fatto oh, prognostico oh, non favorevole, ma non è l'elemento... Oh, determinante in questi casi qua anche perché stanno ripetendosi e stanno andando anche all'altro occhio quindi lì bisogna fare eh, andare a vedere proprio come arriva il sangue all'occhio e al cervello perché è quello il problema okay. quindi bisogna farsi un ecocardio per sì. vedere se ci sono delle anomalie cardiache oh, bisogna farsi un elettrocardiogramma per vedere se ci sono dei problemi di conduzione e quindi riconducibili sempre a una alterazione della pompa cardiaca. Okay. Poi bisogna andare a vedere se i vasi che portano il sangue all'occhio e al cervello sono belli liberi, che non ci siano dei problemi di stenosi emodinamicamente significative, perché in questo caso qui allora bisogna affidarsi al, um, al cardiologo o chi si occupa di, delle malattie cardiocircolatorie a secondo dello stadio sino ad arrivare al chirurgo vascolare. Ci possono essere anche delle forme non di tipo vascolare e allora a quel punto lì se per esempio nelle forme seguite dal mal di testa come lei eh, però è strano perché non durano un minuto quelle lì, durano molto di più però in medicina tutto è possibile allora possono essere delle forme di emicrania allora siamo di fronte a un'aurea visiva seguita da un'emicrania. Allora, questo annebbiamento visivo transitorio potrebbe far parte anche di quest'altra categoria, che sono le due categorie più importanti e più diffuse. Poi bisognerebbe vedere lo stato della eh, diabete, se ha procurato o meno dei problemini al suo occhio e poi bisogna andare a escludere che non ci siano altre malattie oculari che possono giustificare questi sintomi anche transitori di un minuto. Okay. Quindi come vede stiamo di fronte a tre capitoli importanti, malattie oculistiche, problemi di tipo emicrania, quindi problemi neurologici e problemi di tipo cardiocircolatorio. Okay. Da dove deve cominciare la signora? Cosa... Sicuramente il campo visivo tu... che gli hanno consigliato e l'esame dell'occhio de, dell sono la la il primo passo. Fare. Poi successivamente, pian pianino, andare per esclusione, sì, per esclusione andare a vedere quali sono gli elementi principalmente. Ho capito, quindi indizianti. anche il cardiochirurgo devo... No, Cardiocco. non vado direttamente al cardiochirurgo. <ride> <ride> Bisogna prima andare a verificare se si è in presenza di un qualcosa che possa giustificare da un punto di vista cardiocircolatorio. Basta una visione. cardiologica. Sono cardiologi. ipotesi, signora, non è, non è una diagnosi questa. Eh. <ride> Va bene? Va benissimo, va la bene. Ringrazio. Intanto faccio il campo visivo e, sì. e l'esame oculistico. Esatto. Oculistico, va benissimo, vi va ringrazio bene. gentilissimo e buonasera. Grazie, 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 grazie buonasera. Eh, poi ovviamente così per telefono è un po' difficile, diamo delle indicazioni di massimo sì, Grandi capitoli, <ride> ma eh, cioè, ci sono dei casi in cui è possibile fare anche la diagnosi mirata solo per eh, ascoltando i sintomi. però più delle volte, oggi si è sempre di più un verso una cosa molto customizzata, molto personalizzata, in tutto e per tutto, e abbiamo la possibilità di farlo. Ed è importante farlo, perché le cose che vanno bene per tutti no, non funzionano più. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda al professore Rizzuti. Certo, signore. Ho sì, sì. una figlia di 27 anni, ha avuto mh, delle crisi, eh, diciamo una crisi ehm, epilettica all'età di 9 anni e fa uso del DEPAKIN. Sì. E si è manifestata questa crisi, questa crisi praticamente quattro volte in tutto, perché all'età di 18 anni non ha preso più la compressa. Mm e quindi si è scatenata nuovamente. Adesso all'età di 27 anni, che continua nonostante tutto a prendere il depacking perché risultano ancora queste punte, ehm, ehm, praticamente sta avvertendo da un po' di tempo delle fortifitte eh, alle tempie e durante la notte praticamente ehm, si sveglia, si sveglia ma deve tenere gli occhi chiusi talmente sono forti. L'ho portato da un oculista a visita e praticamente mh, non ha mh, riscontrato alcunché, se non un occhio, praticamente una pupilla più dilatata dell'altra e ha consigliato di rivolgerci a un neurologo. Volevo sapere dal professore, visto che ho sentito questo glaucoma prima, eh, che durante la notte ci possono essere delle fitte, non lo so se mi consiglia qualche altra cosa, perché sì. sono preoccupata. Eh certo. Eh, certo. Ascolti signora, la grazie a lei della domanda. Lei, allora, prima di ogni cosa il, quello che le ha detto um, il collega oculista mi sembra corretto. Cioè a dire che mh, la valutazione mh, in prima mh, ipotesi è del neurologo. Chiedo scusa se la interrompo, ha fatto anche una risonanza, ma non si è no, stato no, risulta risultato bene. niente. Questo è un fatto positivo signora, sì. eh, però voglio dire eh, ci sono delle... Il fatto che eh, la sua figliola abbia, um, crisi, abbia avuto queste crisi epilettiche che sono controllate dal Depakin eh, non significa che lei non possa avere anche il mal di testa di altra origine. È chiaro quello che voglio dire? Sì, sì, sì. Ecco, quindi fatta questa premessa è naturale che eh, l'oculista avrà visto, perché se le va a leggere tra i, nel foglietto nel famoso bugiardino del, eh, del Depakin c'è scritto che può dare dei disturbi visivi, può essere controindicato in chi ha il glaucoma, però è controindicato in chi ha un glaucoma acuto, cioè una predisposizione anatomica al glaucoma acuto. Quindi i disturbi visivi ci sono quasi in tutti i farmaci, però la sintomatologia che lei sta riferendo non mi sembra che sia legata a un attacco di glaucoma acuto, Sono perché l'attacco di glaucoma acuto è caratterizzata e non non Perché non scusa una visita oculistica diciamo, accurata, però normale, sì. e si nota oh, se c'è certo, qualcosa, certo, se c'è certo. un glaucoma voglio dire. Per questo ho O ha detto... fatto una visita specifica. No, io credo che il più delle volte basti la visita oculistica normale. Sì. Se l'oculista avesse avuto dei dubbi sicuramente le avrebbe chiesto un approfondimento diagnostico con, uh, strumentale per verificare se c'erano dei, dei rischi eh, ulteriori. Il fatto che il collega non le abbia detto questo, ma l'abbia indirizzata al neurologo, vuol dire che presumibilmente non c'erano pre elementi predisponenti a un attacco di glaucoma e in ogni caso i disturbi, le dicevo, non sono quelli tipici del glaucoma acuto, perché l'attacco di glaucoma acuto è... Caratterist caratteristicamente doloroso sì, ma lei e, non ma passa, è... e non passa mh, dopo poco tempo, ma è associato anche al calo della vista, all'occhio rosso. Se non si hanno no, questi dispositivi. Ma lei disturbi, ad esempio come vista c'è 0,50 a un occhio e 0,10 all'altro, sì, sì, sì. quindi la vista diciamo... Sì, ma lei aveva solo un sintomo, signora, de, del dolore, sì, che può essere aspecifico e correlabile ad altre eh, problematiche, non al glaucoma. Ecco, quindi noi siamo in chiusura. Eh, il neurologo, chiedo scusa, sì. come mai il neurologo visto per Perché che il queste... neurologo che è il titolare dell'epilessia, cioè il neurologo cura l'epilessia, mm. il neurologo ha, ha, dà il Depakin il neurologo quindi può avere un quadro più completo della situazione del, della figliola. Quindi e quando si cedono le armi, non si cedono perché eh, non si vuole dare ma semplicemente perché c'è qualcuno più bravo di noi in quel mm, settore sì vabbè un, un campo specifico giustamente la ringrazio ringraziamo di risolvere tutto signora con la ringrazio il mio ringrazio, grazie, grazie, a lei. Grazie. grazie buona sì. continuazione grazie 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 il tempo è eh, finito dottor Rizzuto abbiamo, avremmo tante cose ancora da dire ma poi tornerà qui My ospite man. nostro, intanto la ringraziamo. Allora grazie al dottor Silverio eh, Rizzuto, oculista, lo voglio ricordare ancora una volta, primario alla clinica del Sacro Cuore, direttore del centro Iris e eh, lavora, collabora all'Esperia Hospital di Modena. Grazie eh, a Enzo Leonetti e a Katia Paese in Regia, grazie a voi soprattutto per averci seguito. Arrivederci. Un programma in collaborazione con...